Allora, quest'oggi abbiamo una rampa dritta e andiamo contro mano. Ci infileremo direttamente nell'autostrada, dove succedono molte cose strane, ovvero potrebbe comparire il treno a investirci e ci saranno delle regole non troppo simpatiche. Tutte le vetture che salteranno dovranno restare in carreggiata. Basterà anche solo una ruota fuori da questa corsia e il veicolo sarà eliminato. Detto ciò, prima di cominciare, un pollicione in su, un commento qua sotto con scritto nome di una macchina al contrario. Venite a trovare in live alle 21 su Twitch il martedì, il giovedì e il sabato. E ora, dato che non si è capito nulla, signori, possiamo cominciare con l'auto da test 811. E oggi chi è il grande ospite? Ritorna il Cristo. Oggi Gesù, diciamo che romperà le scatole, prenderà le nostre vetture ogni tanto, e quando la prenderà, la vettura sarà automaticamente eliminata. Il moltiplicatore non è troppo alto e faranno un salto del genere. Dovranno schivare chiaramente. Ora qua ci sono dei problemi. Il come si chiama? Il cartello. Potrò uscire dalla carreggiata, esempio, per dribblare delle macchine, ma se quando la macchina si fermerà non sarà al 100% qua dentro, tanti saluti. Torniamo su e andiamo con il primo veicolo random della mega rampa di quest'oggi. Cominciamo con il re di tutti i re. Cominciamo con Vapi Deliberator fuori strada. Lo vedo con una tenuta un po' precaria, ma oggi con il moltiplicatore abbassato. Madonna, quanto questo punta a fare l'asino leggendario del giorno. Devi restare dentro però, perché se ci buttano fuori queste, ecco, esatto, restiamo fermi così non mi sto muovendo. Fa tutto lui, perfetto. Se loro mi buttano fuori, diciamo che siamo fregati. Noi questa cosa non la vogliamo. Segnalino dunque. E prossimo veicolo random. È bellissimo Franco, perché appena fa qualcosa di piccolo in autostrada lo vogliono linciare in 47. Prossimo veicolo random. Abbiamo a disposizione uno Shafter V12. Ricordo come sempre che se Gesù dovesse rubare, allungare le mani e derubarci della vettura, ovviamente sarà eliminata. Qua possiamo uscire per fare dei metri, quindi le vetture come lei, diciamo che sono leggermente avvantaggiate. Non si arriva il treno, se qua non mi fanno uscire di là. Eliminata. Prossimo veicolo random. Di classe burrito per i furgoni. Voi lo sapete, quando una rampa inizia bene finisce malissimo. Detto questo, già un inizio con Deliberator, il re, uno Shafter che mi fa un miracolo e il burrito che sicuramente farà una porcata. No, 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 no. Ok, 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 ok. Prevedo una giornata orribile. Taipan per le super, va bene. Ma dov'è Gesù? Non che lo voglia, anche perché ha una possibilità minore di spawnare. Però quando spawna non è che è tutta questa gran gioia. Non toccare cose. Ecco, io dovrei stare qua. Più a sinistra. Abbiamo spawnato 4 macchine e attualmente solo il Deliberator si è salvato. Te perché ti muovi ancora? Il ponte rottame. Da quant'è che non si vede l'imponte rottame? 3 mesi? 4 mesi? 400? Qua forse supera il cartello. Oh, oh là. No, devi restare dentro. Io ci scommetto che l'Emperor non si fa niente. Arriva là in fondo con tutti i favori possibili. Cos'è questa roba? Una Cyclone super. La Cyclone fa vomitare, fa schifo, fa tutte ste... Oh, rimane dentro. Signori, me l'ha rubata il Cristo. Di conseguenza, vettura eliminata. Cosa mi dai? Un elicottero. Poi abbiamo un di un fav fuori strada. Una rampa molto, molto varia all'inizio. Mi piace. Per categoria, per cose. Non ci focalizziamo su delle schifezze. Lei, vabbè, che non... Oh, la skill. Vabbè, arriva qua, raga, primo posto. Prossimo veicolo random. Hermes Albany. L'Hermes se la va a vincere. L'Hermes se la va a vincere. Niente, eliminata anche lei. Prossimo veicolo random. Abbiamo Albany, primo per... Grazie Gesù, avevo proprio bisogno di rompermi la testa contro il pavimento. Gesù, non vuoi anche questa? Sembrava da gatti morti sto... Vince, vince. Lo slam van. Sto facendo al 100% il possibile per tornare dentro. Ma porca vacca. Oh, non ci tornano mai. Furgone con braccio elevatore. Senza braccio elevatore. Con carriola dietro. No, cos'ha qua dietro? Ha della roba. Questo lo sappiamo, è una vettura che può regalare grandissime cose. Una vettura che wow quando spunta sulle rampe. No, 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 no. È incredibile come la rampa di oggi sia una rampa decisamente semplice e ci siano unicamente segnati due veicoli. Dominator Apocalisse Muscle. È una tranquilla e normalissima Dominator, se non fosse che è la peggiore. Io ho detto che non voglio riutilizzare le macchine doppione, però quando fanno troppo schifo, come nel suo caso, ci siamo capiti, no? Insomma, vai. No, non ando, non adesso. Godo. Ricordiamoci quando le rampe iniziano bene finiscono male. Non che oggi sia iniziata bene, per carità di Dio. Abbiamo una metro. La metro fa schifo, però io confido sempre nel fatto che la metro... No, niente, va avanti lo stesso. Metropolitana per i treni. Muori, scassa. Fai l'asino. Bravissima, fai l'asino. Bravissima, devi fare l'asino. Devi fare l'asino. Tu devi fare l'asino, ok? Devi fare la... Dove va? Cosa sta facendo? Cos'è? Non ci devi tornare lì dentro. Non ci devi tornare. Non ci... Di là. Eliminata la metro. Prossimo veicolo random. Permettetemi di usare questa Dominator, perché quella di prima era la versione del discount da 0,38 centesimi e mezzo. E in questo caso c'è la Dominator più gustosa, quindi volendo... No, 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 niente cartello. Ok. Volendo, diciamo che possiamo far bene, perché posso andare qua. E poi rientro dentro. È una rampa occasionale. Questo io lo chiamo solitamente tappo anti-emperor. Quel tappo che restiamo dentro per evitare spiacevoli sorprese, che ci evita l'arrivo di quell'aborto. Primo posto dunque per la Dominator. Prossimo veicolo random. Sand King S1.
SUV fuori strada. È una macchina che ogni tanto ti tira fuori la magia, ogni tanto, cioè praticamente mai, fa sempre vomitare. Quindi, però oggi che scrivi il cartello, che te la fai indrapata, che sei più grande degli altri, sei un buffone. Prossimo veicolo random. Stockade, io devo andare subito, perché se arriva Gesù, e io lo so che Gesù è entrato dalle vetture buone, è un disastro. Devo restare più a sinistra, perché questa persona mi taglia là dall'irrigatore e me la... No, lo sapevo. Lo sapevo. Niente. No, raga, ce la facciamo. Ce la facciamo. Non ce la facciamo più. Ballerone, oggi è più difficile di quanto pensassi. Cartello, no. Allora, mi sembra esagerato, così. Premio cartello. Se si incastra qua sopra per qualche motivo e non viene giù, vince la rampa. Abbiamo un bel Bison. Ma dov'è il Cristo? Vai così, restiamo dentro. Bene, no, va a sbattere anche lui. E invece no. Il Bison la tiene. Eliminato anche lui. Ciao Gesù, mi sta preparando qualcosa. È ovvio, non mi puoi dare un Boxville, un burrito. Ok che me li demolisci tutti, però non me li puoi dare così. Aia, no. C'è qualcosa che non mi torna. Abbiamo a disposizione una coupé Sentinel. Non male, Sentinel classica. Quante robe belle abbiamo avute all'inizio di questa rampa. Troppe. Facciamo un po' a giro così, che magari la prendiamo meglio. Esattamente. No, raga, c'è una maledizione. Cos'è questa roba? Vedete il mio MK2 sportive classiche. Troppe cose buone. Adesso cominceremo con una scariolata di porcherie per poi arrivare con l'Emperor. E con un altro treno, perché è spuntato un treno già all'inizio, subito così sui denti. Ma sto gioco lo conosco. Vedete il mio MK2 che va a farsi il segnalino? Cosa sta succedendo? Domani grandina. Perché mi cambia le stazioni radio da solo? Torna dentro. Secondo posto, ritenio MK2. Prossimo veicolo random. Cosa mi dai stavolta di bello? Oh, Cristo Dio, BFB, fuori strada. Gesù, quando ci sono ste porcate, dove sei? Queste velocità sono quelle che vincono, perché sono troppo lente per saltare di là. Al massimo beccano il palo o vanno sotto, e quando vanno sotto prendono questa corsia d'emergenza, e se la prendono non c'è Cristo che tenga. Poi ovviamente ricordiamoci che c'è un modo anche per fare il primo posto essendo veloci, che è andare nell'altra e rientrare qua sul finale. No, sei un clown. Non ci credo, mi taglia la strada il Pounder. Di conseguenza poteva fare il suo primo terzo posto, ma viene eliminato. Oddio quanto ci ho visto l'Emperor, raga, una banana sportive classiche. Penso che sia una delle rampe meglio iniziate e per questo sarà uno schifo totale. No. Oh, ma ve lo giuro. Ma manca farla apposta. Signori, ce la può fare. Prossimo veicolo random. L'auto delle guardie. Cruiser polizia emergenza. Con gioia vi dico che oggi non è un sportiva day. Non avete idea di quando mi faccia piacere questa cosa. No, Lando, non adesso. Non adesso col gufo. Grande drapate, poi incidente. Signori, è fuori anche lei. VAR, attenzione, ruota fuori. Prossimo veicolo random. Ma che bella dilettante. Terzo posto. Cioè, noi la prendiamo tanto per il culo. Però questa macchina stavolta rientro prima, non me ne frega niente. Noi le prendiamo tanto per il culo, ma questa macchina, signori, si mette in terza posizione. Oggi è il gradino più basso del podio. No, raga, c'è qualcosa che non torna. Il random sta preparando l'aborto. Oppure una roba di treni. Ma la finita di darmi delle botte sempre qua. Dynasty, macchina che si è fatta vedere solo in un torneo delle rampe. Poi finita lì. Qua in bocca bene la strada. No. Oh, però è dentro. Momento VAR, un attimo. Signori, no, diciamo che no. Dovrebbe toccare, quindi dovrebbe essere dentro, raga. Abbiamo la Dynasty che trova la quarta posizione. Cioè, arrivare qua al quarto posto. Un altro veicolo buono. Quanti treni che vedremo oggi. Vai, devi rallentare. Aspetta, il mulo ultimamente sta facendo schifo. Quindi io volendo potrei fidarmi del cartello. Che poi non bisogna mai fidarsi del cartello, perché poi, cioè, ci siamo capiti, no? Virgo Muscle, dov'è Gesù? Oggi, dato che le macchine schifose sono quelle più avvantaggiate, mi fa venire fuori solo quelle buone. Risolto l'arcano. Città super 370-80. Raga, la città vince. No, non è vero. Aia, si è rotta il sedere. È finita malissimo. Rimane con la ruota fuori, di conseguenza eliminata. Ciao Gesù. Ma che bel Mesa. Il Mesa sotto il cartello campa. Il Mesa sopra il cartello non campa. Anzi, contro il cartello. Signori, applauso per il Mesa, che dopo delle rampe davvero inguardabili oggi si mette in quarta posizione. Prossimo veicolo random. Bello Patriot Stretch. Prendi la corsia d'emergenza qua. Ok, no. Oggi prendere le misure è più complicato del previsto. Patriot normale. Ce la fa. Entriamo a destra. Rientra. No, raga, non volta. Puto sportive. Dobbiamo prenderla così e voltare da sapa. No, sono un coglione. Sì, vabbè, da Santa Claus andiamo. Oh, premio Giovanni Peccati. La vince la Buccaneer. No. Avrebbe vinto, però ha preso il palo, quindi amen. Winner Muscle. Devo fare una rampa incasinata tutte quante oggi. Qui te ne stai bassa, però. Te ne stai bassa. Perfetto. Swinger sportive classiche. Momento incredibile. Cioè, se tu salti piano, hai il mondo nelle tue mani. Diversamente è improponibile. Ritorna dentro. Questi vanno nell'altra corsia. E ci siamo. Arriva qua in fondo Swinger. Attualmente si mette in quarta posizione. Fusilade sportive. Qua va a finire in disgrazia, ve lo giuro. Cioè, questa macchina so che mette le ruote fuori dalla strada. Oh, Yusuf, eccolizzato. Impazzisce. Quinto posto. Devo mollare l'acceleratore. Appena sono sul finale lo mollo, lei decelera e non salta da parti sbagliate. L'attesa del piacere è un BF in action, praticamente. Io non so se devo decelerare con te. Teoricamente no.
Esatto, ce la fa. Io lo aspetto da secoli, vincitore sto cosa. Non ce la fa perché ha preso una botta alla pazzesca. Peccato, come sono sbagliato io. Yosemite. Oggi voglio queste qua. Sono le uniche macchine che mi interessano. Se esco ai 360, 370, riesco ad arrivare dove voglio. Mamma mia, che roba penosa. Sì, vabbè, ma siete di coglione. Ha quasi fatto il terzo posto lo Yosemite. Gesù, quella era mia, no. Comunque fai quello che ti pare. Prendiamo queste TR1 per le su... raga, è esploso Gesù, va bene. Vai avanti. Prossima vettura ITR1, appunto. Signori, atterraggio bellissimo. Punta alle posizioni importanti. Sta cercando di arrivare davanti. Dove è arrivata la Dominator, ma non ce la fa. Terzo posto. Ma la MK2 cosa ha fatto? Elion, fuori strada. Prenderà la strada. Pericolo, nuova prima posizione. No, decelera troppo. Questi me la chiudono. Segnalino, sono successe delle cose. Gli do questo che è più dentro dell'altro. Bravado Gantlet per le mascole. La può vincere questa rampa. Atterraggio bruttino. No, non è vero che è bruttino. Anche perché le mascole ce ne mettono per rallentare. Potrebbe. Devo entrare però. Devo entrare. Secondo posto. GT500 sportive classiche. Adesso signori, siamo seri. Quante sportive abbiamo visto oggi? Due, penso tre. Le sportive sono le grandi favorite di questa rampa. Tu sei incredibilmente forte. Oh, momento particolare. Momento un po' clown. Devo rientrare perché qua ci sono problemi. Nessun segnalino. Ma che è sto coso? Prossimo veicolo random. Gogo Monkey Blistam. Prossimo veicolo random. Vabbè, Xeon Cabrio Coupé. Qui sono tentato. Grande prestazione con acceleratore premuto. Oppure lo molliamo qua. No, no, lo teniamo premuto sempre. Vai, Xeon. Rimani. Raga, la tenuta. Potenzialmente in prima posizione. Poi era tanto lontana la nostra cara Dominator. Signore e signori, primo posto Coupé con la Xeon. Un meraviglioso autobus. Mi sento come in gita a scuola. Guidava così l'autista. Era sempre mezzo ubriaco. È la prima rampa forse dove puoi fare qualcosa di buono. È la prima. È orribile. Io direi di bannare gli autobus. Non servono a niente. Un fantastico guardian industriali. Vi ricordo che sta vincendo una Zion. Trofeo asino, raga. Intoccabile è ancora lui. Il migliore di tutti. Il Deliberator. Con l'atterraggio di Gesù Cristo. Mi droppate così a caso una F per quell'uomo di Infernus. Benson commerciale. Che non becca il cartello. E invece lo becca. Trova un pallonetto. Ma lui è più forte. Di conseguenza rimane qua. E dopo una prestazione del genere, il Benson è ancora dentro. Non so se avrà il segnalino. Infatti non ce l'ha. XLS SUV. Dov'è quell'XLS che mi facevi i miracoli? Dov'è finito? Se lei va colpisce il cartello. Quindi io me la faccio così. Scendo adesso. No, non lo becca. Non lo beccava, superava la Dominator. Rancher polizia emergenza. È sempre quella mezza via tra scarpa vecchia o veicolo potente. Quindi oggi mi aspetto una cosa clamorosa da parte sua. Solitamente in queste cose è pericolosissimo. Non deve andare fuori strada però. Supererà la Dominator oppure no? No, secondo me fa il terzo posto. Non male comunque. Prossimo veicolo random. Però il mio random. A me fa piacere che non ci sia ancora l'Emperor. Però... no, ma non lo sapevo, cioè nel senso io l'ho detto così a caso, non è che me l'aspettavo l'Emperor. Prossimo veicolo random, l'aborto per eccellenza, con lei che non può essere nominata, Albany Emperor Berline che... Oh, no, no, raga, era fuori, raga, era fuori, questa macchina è maledetta. Tutti gli altri fanno il salto, si scassano, questa atterra in piedi e fa il terzo posto. 811 per le super, avvenimento più unico che raro direi. Dovrebbe teoricamente beccare il cartello, quindi me ne deve andare un po' più di qua, invece no. Vabbè, neon sportive, sono mancate all'inizio, arrivano tutte adesso. Vai, 326. Oh mio Dio, prende il palo. Prende il palo. Ma ancora. Drift su sterrato con Gesù Cristo. Conoscenti berline, no, arrivano le berline, va bene. Non il cartello, nessun cartello, ma ha fatto un trisom con quei due imbecilli là in fondo che la metà bastava. Gustoso questo insurgente. Bruttissimo atterraggio, raga. Cioè, nel senso, non lo faccio manco andare che il segnale non lo trova. Un po' vomitevole, mi se... Ah, ecco, c'era il treno, no, mi sembrava, ho visto un popolare, ho detto, mattiti dal pianeta degli scemi, dove sono, ste cose di con... Io ve l'avevo detto, se mi dà un treno all'inizio, me ne dà un altro. Vai, schifezza! Guardalo qua, prende già il volo, no, raga, prende già il volo. Non ha volato? Perché non stai zitto, santa la madonna? Cosa sta facendo? Cosa fa? Calma, deve restare con tutte le ruote dentro alla carreggiata. Guarda caso, quattro sono fuori, di conseguenza, treno eliminato. Prossimo veicolo random, vai, abbiamo una comoda sportive. Ma se la vincesse la comoda? No, la comoda la vuole Gesù. Un Rabbel industriali, non mi dispiace. Tu dovresti saltare quel maledetto cartello, dico bene? Ovviamente. Sì, però l'Emperor ha fatto la carambola di Gesù. Con la ruota monca è ritornata dentro. Questo poveretto, ma no, l'hai mandata a rogo praticamente. Va bene la Vigero, mi sembrava un'altra Emperor. Quindi la Vigero va benissimo. 3,90, la Vigero rimane sotto. Sì, che rimane sotto. La Vigero è perfetta. La Vigero, signori, ha fatto una cosa fantastica, raga. Può arrivare tranquillamente terza. Prende dei metri, deve restare ovviamente dentro. Meraviglioso terzo posto per la nostra fantastica Vigero. Quindi Photoshop per le compatte. 3,60, 3,80, 3,75. Ok, atterraggio buono. La mia terra bene. Però 146. Ma perché sta aumentando? Ah, me l'ha rubata già. Prossimo veicolo random. Tagliaerba. Un tagliaerba da clown questo. Gesù, ma ti sposti, Dio santo. 400 e poi vai sotto. Quindi non sto nemmeno a tagliare qua. Prendi il palo. Non ci credo.
Mi trovate un trofeo da dare a sta macchina che se lo prende a fine rampa? Un trofeo deve essere brutto. Zirconium Journey Furgone. Vi assicuro che perdere questo Journey mi ha fatto veramente male, perché mi aspettavo una posizione gagliarda. Dammi qualcosa di caldo. La due volte vincitrice della rampa asino, Limorgon, che cercherà di superare il re, il Deliberator. Potenzialmente poteva starci. Next veicolo a random. Casco sportive classiche. Se va sotto fa un male della madonna alla casco. No raga, faceva il primo posto e invece niente anche per lei. Caro attrezzi, perdonatemi questa cosa, la devo fare. Fermati qua, perfetto. No, Gesù, volevo tirarti fuori. Perché me l'hai rubato? 770 sportive, può essere velenosa. È rotta. No, ma non nel senso, me la devi spaccare, imbecille. Tornado, sportive classiche. Salti tranquillamente il cartello. Tu devi restare a sinistra, qua te la devi tagliare. Dipende da com'è il suo controllo in strada. Prossimo random. Che derby stiamo vivendo oggi? Cheval Marshall fuori strada. Oggi lui vuole il sangue del Deliberator. Vai, oggi sono uno contro l'altro per il trofeo asino. Un secondo. Qua la ruota è fuori, è vero, ma lui è su questo pezzo di strada. Di conseguenza, vabbè, è dentro. E non è comunque asino. Oggi, signori, il Deliberator gli ha fatto vedere come si fa a fare schifo. Il salvatore, Gesù Cristo. Burgershot Stallion per le mascole. La stallion ha fatto un attimo un percorso di redenzione. Diciamo che ultimamente sembra essere migliorata. Non so come, non so dove, non so quando, però può essere una... Mi sembrava fosse atterrata troppo bene. Non trovo nessuna macchina che, porca miseria, abbia quella velocità. Oggi è una disgrazia. Terzo treno di oggi. Gufo del Santo Spirito, treno merci treni. Cosa fa sto pagliaccio? Ma ritorna anche dentro. I treni penso che non meritino di vincere. Ok, cosa sta facendo? Raga, direi che il gufo abbia ampiamente meritato la sconfitta. Cioè, nel senso, spero. Perché se il gufo mi vince la rampa io... No, no, ruote fuori, ruote fuori, ruote fuori. No, non è possibile. È una presa per il culo. Era uscito. Ha avuto tutti i rimbalzi a favore. Stava vincendo la Zion. Sul finale, il gufo del Santo Spirito ci provoca un conato. Queste sono le ultime tre rampe che ho fatto. Gufo, Emperor Gufo. Io alla fine dell'anno, come ho detto, stilerò una classifica delle vetture che hanno vinto di più. Ci sarà un tabellone con tutte quelle che hanno vinto di più. E vedremo chi è andata meglio. Il Gufo potenzialmente quest'anno potrebbe essere primo in questa classifica. Anche perché ha vinto mi sembra 5-6 volte. Prossimo veicolo random. Bravado Yuga Classic. La risposta che cerchiamo potrebbe essere questo Yuga. Potrebbe tirare giù. Prossimo veicolo random, quart'ultimo della mega rampa di quest'oggi. Outlaw, vediamo se riuscirai a prendere gli insegnamenti del tuo maestro. Si dice che spesso l'allievo supera il maestro, non sempre però. Essendo più giovane, chiaramente ha il vantaggio che crepando più tardi può capire di più del maestro. L'outlaw, signori, sembra esserci. E invece no, l'outlaw ce l'avrebbe fatta. Ma è stato preso a testate da questo journey. Di conseguenza viene eliminato. Qua c'è lo sponsor del vincitore di oggi, santa madonna. Prossimo veicolo random, io sono schifato. Spectre sportive, nessun cartello. Incidente, perso potenza. Mi sembrava stesse andando troppo bene. Prossima vettura, raga, è impossibile vincere il gufo oggi. Dub sta su. Ma Gesù, ma l'hai appena rubata di nuovo. Teoricamente il dubbio sta rotto, ma mi spaventa Gesù là in fondo. Cruiser della polizia, quello bello, che potrebbe risolvercela tranquillamente con un atterraggio di quelli gustosi che solo lei sa fare. E siamo arrivati con l'ultima vettura della mega rampa di quest'oggi. Una mega rampa indigesta, direi, che attualmente vede come asino Deliberator. Terzo posto, la Dominator. Secondo la Zion. E il primo chi? Raga, il primo. Chi se ne frega del primo? Meno 3, meno 2, meno 1. Sua schifezza. Cioè, chiudiamo la mega rampa di quest'oggi con il vomito fatto vettura. Benefactor Bruiser Incubo. Ma che è sto salto? Purtroppo è un'altra pagina nera. E vince il gufo del Santo Spirito, treno merci treni.